È una sconfitta che brucia quella incassata dal Pavia per 2-1 sul terreno dell'Alessandria. Brucia perché è arrivata al 93esimo su una conclusione a dir poco fortunosa di Mezzavilla, sulla quale Bocalon si è avventato come un rapace freddando Facchin da pochi passi. Brucia perché gli azzurri nel primo tempo avevano interpretato al meglio il copione della gara e dopo il vantaggio siglato da Marino avevano sfiorato addirittura il raddoppio con Marco Cristini. Occasione intervallata da un paio di fiammate offensive dei grigi respinte con due prodezze da Facchin. Quello che più deve far riflettere è il secondo tempo giocato dai ragazzi di Mister Marcolini, un po' sotto ritmo nella manovra, specie negli ultimi 20 minuti, ad eccezione di una clamorosa palla gol sciupata da Del Sante. Fa tanto male, dispiace perché comunque ritengo che la squadra abbia giocato una buona partita. Soprattutto primo tempo abbiamo gestito benissimo la palla, eravamo padroni del campo. Poi secondo tempo, insomma, per buona parte è stata una partita molto equilibrata. Dopo il pareggio magari loro hanno spinto un po' di più, come è normale che sia. Però la squadra c'era. Alla fine eravamo un po' stanchi, loro hanno attaccato parecchio, però insomma... Diciamo che a parte qualche tiro da fuori non c'è stato niente di particolarmente pericoloso, poi questo gol anche un po' casuale che purtroppo ci ha fatto perdere. Il tecnico pavese è l'unico che si è presentato in sala stampa a fine partita, con i giocatori che hanno rispettato la decisione della società di non rilasciare alcuna dichiarazione ai mezzi di informazione. Quello che preoccupa maggiormente è l'unico punto conquistato dagli azzurri su 4 scontri diretti fin qui giocati. Ulteriore rammarico di giornata, i risultati provenienti dagli altri campi, che potevano dare nuovo slancio in classifica al collettivo di Mister Marcolini. Sono dispiaciutissimo del fatto di non aver conquistato punti anche per questo, in primis perché l'avremmo meritato e poi perché comunque bisogna sempre far punti, il pareggio comunque fa sì che poi venga valorizzato dalle vittorie successive che chiaramente devi fare, ma sono... è il nostro obiettivo di ogni domenica. Inutile sottolineare la gioia in casa Alessandria per la vittoria ottenuta in piena zona Cesarini. Un entusiasmo che il tecnico dei grigi Gregucci fatica a mascherare nel dopo partita. Penso che sia stato fatto un buon secondo tempo. Poi succede che a Cittadella 30 secondi dalla fine ci rimettiamo e succede che questa volta 30 secondi dalla fine guadagniamo. Però questo è il calcio, vorrei fare i complimenti però a Marcolini, al Pavia, sicuramente. È un grandissimo avversario molto degno.